Oggi facciamo la pasta choux, ideale per fare zeppole, bignè e questi simpatici cigni. Versiamo 150 ml di acqua in una casseruola, 80 g di burro a pezzi e un pizzico di sale e facciamo sciogliere. Versiamo 150 g di farina 00 tutta in un colpo e cuociamo fino a quando si stacca dalle pareti. Versiamo il composto su un vassoio e facciamo raffreddare. Riprendiamo il roux ormai raffreddato, farina, acqua e burro, lo versiamo in una ciotola e aggiungiamo 3 uova, una alla volta. Mettiamo l'impasto in una sacca à poche con beccuccia a stella e formiamo bignè, zeppole, éclair, quello che volete. Con un beccuccio liscio formate delle piccole S, saranno le teste dei cigni. Scusate, ma la telecamera ogni tanto fa i capricci e non registra parecchi passaggi. Andiamo a cuocere la pasta choux a 180 gradi, ventilato per 25-30 minuti, mentre le teste che sono più sottili in 7-8 minuti sono già pronte. Tagliamo in questo caso i cigni, la calotta la tagliamo in due, saranno le ali, riempiamo con panna, sistemiamo il collo con la testa e le ali, abbondante zucchero a velo ed ecco qui i vostri cigni. Vi lascio qui in alto a destra la ricetta completa delle zeppole. Lasciami un like se anche questa ricetta ti è piaciuta. Ciao!